È andato, prego, vada. Come si fa? Ti la faccio zuppetta fare per Babbo Natale, tu la merenda classica messicana del Dia de los Muertos. Salsiccia e friarelli, come puoi me lasciare? Un pane da cioccolato mi ha lasciato. Perché ti dispiace un pane da cioccolato? Socchiatto, no, no, non esiste. Salve a tutte, salve a tutti, benvenuti in un nuovo video. Oggi siamo con Giovanna perché celebriamo il Dia de los Muertos. Sì, è vero, quanti bene. E insieme faremo per voi una ricetta tipica della cultura ispanoamericana. Ok. Sai pure come si chiama? No, non ando con mano, beh, si chiama pan de los Muertos. Sempre tu. Io ti guardo appena uscita da Mati. Sua maestà ha fame perché non ha il tempo di aspettare. Il pan de los muertos è un pan brioche all'arancia, sostanzialmente. Usiamo prima le farine. Madonna, quanto brutto fa impressione da giù. Allora, c'è la farina manitoba che noi mettiamo in planetare perché sono pigre e mi fa steri in bassa mano. Fondamentalmente, mettiamo questa. La farina italiana e la mettiamo nella planetaria per farci suoi. Sì, la farina. Adesso mettiamo lo zucchero. Non sbriciolarmi nella planetaria cortesemente, grazie. Un buon odore. Ma va, è zucchero. È questo che ha un buon odore. Oh! Ma se io ne zuppo dentro. No! No! Perché no? Perché non puoi zuppare quello che ti pare e non fare battute sconce. Queste è fiori d'arancio, aroma mille fiori, quello per la pastiera. Oh, è profumatissimo infatti. Certo, è buono. L'hai prodotto tu? Sì, stanotte. Gentile fiorellino di campo. Certo. Tu ti rivolgi a me in un modo sempre così gentile. Non sì, può essere una tua produzione. Ma sì, questo è succo d'arancia e mo ce lo mettiamo. Oh, ma faccelo! No! No! Perché ci hai messo le tue bave. Questo è lievito e lo mettiamo nella planetaria perché sennò il pane non cresce. Allora, mettiamo l'ovetto. Quanto? Perché una? Valina stamattina ne ha fatto tu. Non mi dici niente che mi sono truccata per te. Sì, danno scavato stamattina. Ti sei preparato. Questo è burro. Prezzo ci sta bene. Fondamentalmente il pane dei morti è una pietanza che si mangia il giorno dei morti in Messico. Sì, fa diciamo parte che... dell'offertorio standard, diciamo così. La vende a chiesa? No, non quell'offertorio di monetine, l'offertorio sulla tomba dei morti. Un po' più animista, dare a mangiare i morti. Sì. Tu devi dare a mangiare il morto, sì. Io mangio una volta l'anno. Allora, dato e considerato che il mio robottino ha fatto il lavoro per me, adesso è pronto. No, no, devo dire la verità, è... profumato, molto profumato, sì, all'arancia, sta d'arancia. Va sbattuto, così si attiva per bene il lievito. Sei violetta. Dato che adesso ce lo dobbiamo dimenticare. Non ti fa barba, fa impressione. Oh, come rotonda. Sì, ti piace la palla rotonda? Sembri tu. Sì. La faccia, la tua faccia. Sì, hai visto? Sì, sì. E tu lo guarda, perché poi lei c'ha le lentiggini e c'ha qualche puntino. Sono, è l'arancia. Guardala meglio. Sì, ho visto. Guarda, devi avvicinarti. Si fa l'ossicino, quindi che succede? L'ossicino? Sì. Cioè? L'ossicino è quello che romperò a te tra poco. Prendiamo la teglia, questa sai cos'è, vero? È una teglia, si chiama teglia. Questa la metti qua, la pallina, la schiacci un pochetto, perché sennò poi si vede fritti. Sì. Perché invadi il mio spazio vitale? Fammi io capire. Devo dare fastidio, io devo mangiare. Sono ancora? Non ci sono la morte. E questo l'ho capito, che sei masovero, che sei la morte. Cioè, fondamentalmente si vede. Allora... fai la palla. Tu la fai la palla. Questa te la infilo come tappo. E la metti qua. Queste sono ossa. Questi sono le ossicine. Le devo tagliare. Okay. Di solito se ne mettono 8, ma io ne faccio 4. E si mette qua. Vicino alla pallina. Ah. L'ossicino. Questo è il pane dei morti. Così. Adesso... dato che è pallido, si spennella con tuorlo d'uovo. Va bene, lo stai affogando.
perché io sono una persona buona, di animo buono. Mi dai un po' di latte e mi fai inzuppare i pretzel? No. Se dai le arance mi fai inzuppare i pretzel? Non ce le ho più, le arance le ho finite. Ma i pretzel ci sono. Sta arriva così. Va bene. Ok. Giusto per non farti indurciare in inganno il pane. Ecco. Adesso facciamo. Adesso facciamo il cioccolato. Il cioccolato dei morti. Ok? Si chiama champurrado questa cioccolata, sì. È tipica dei morti, sì, e ti ci puoi azzuppare il pretzel se vuoi, dopo che l'abbiamo fatta, però. Dunque, allora, la prima cosa, sì, brutto. Dopo, sciogliamo il cioccolato perché ci serve il cioccolato sciolto. Mo, se io mi allontano 3 secondi per il cioccolato in microonde, mi giuri che non zuppi niente nel pretzel? No! Non lo puoi inzuppare. Adesso lo mettiamo nel microonde e ce lo dimentichiamo 30-40 secondi. Stai ferma! Le farfalle italiane già hanno vinto i mondiali, non ci serve che tu svolazzi in giro. Cara, noi abbiamo vinto tutto, non abbiamo vinto solo lì. Sì. È vuota. Sì, perché ci deve mettere l'acqua. È vuota! Sì, ma se non è un imbroglione, è vuota! Se questa va l'acqua! L'acqua, acqua, questa si beve. E adesso ci mettiamo la cannella. Perché metti dentro? Perché questa deve prendere il sapore della cannella. Ci metto 2 perché mi piace. Questa qua adesso va sul fuoco. Cara! Chi è? Un po' di Valentine's ce lo metti nella cioccolata? Cicchetto a fianco. E la morte è sua! E la morte è sua! Potresti non corrompere le persone in casa mia? Anche la regia ha detto che la... È vero che la morte è sua, il Valentine's? Allora, il Valentine's... Il Valentine's... Ecco, per la... Paso al latte! No! Questa è farina di mais bianco. Doveva andarci la cannella. Però dato che siamo a Napoli ci ho messo il pisto dei rococò. Facciamo queste sì. Fusion. Sì, ma non sputà però. È una fusion. Sì, brutto. Lo sai perché tendono a personificare la morte con personaggi scassapalle come me e colorati? Devi sapere che i messicani credono che la morte sia in realtà un viaggio che ti porta in un luogo più colorato, più felice, più wow. E tu che ci fai qualcosa? Ma tu qua. Ma questa la travasiamo. Se vuoi fartelo tu con l'acqua a 90 gradi fa più. Sembra un tonico viso. I fumienti ti faccio fare con questo, sì. Nella padellina mettiamo l'acqua con la cannella. Io credo che tu sia un caso particolare di persona completamente fuori cucuzza. Togli il dito che non vedo! Mettiamo il cioccolato. E adesso ci mettiamo il lattuccio. Che bello! Ma poi una volta che si sono torna un po' sul fuoco per farla scendere, sì.